Mobile Legends, partiamo immediatamente con la storia. Ho comprato un nuovo personaggio. Ci dovrebbe stare, vero? Vabbè, ma qua non ci sta. Yes. Ok. Sì, mo le solite cose sotto. Ah, Whis, Vegeta. No, fammi capire che c'entra Whis con Vegeta Scooter. Che senso ha? Non ha senso. Dobbiamo combattere contro. Ah, avevo comprato un personaggio. In America ho comprato Cab. Uno, due. Fammi un po', facciamo lui, dai. Andiamo. Questo Charlotte, Goku e sì. Oh, ma che cazzo. Queste due che mi danno la spesa. Però mi scarta, mi ha dato il cazzo, Sì, mi paga con la stessa moneta. Cambiamo anche noi. Anche se però credo che gli fa poco danno, Sì, infatti. Grazie al cazzo, ci dice il setto, non lo so mai. Non male, fa poco danno. Vai, vai. Adesso facciamo due, tre scenari. Limit energy. Cioè, però mamma mia. Bene, vai. Vai, carica. Ma è per una famo, mi rompo il culo. Ma dobbiamo mettere le sfere. Vai come entra con voi, vai. Ah, un po' come entra con voi, vai, Goku contro nappa. Vai con il rushing. Bene. Grande così. Anche se però è un po' il personaggio, dove sfrutta anche quella più debole. Bene, grande Goku, procediamo. Però una C17 sta salendo, mamma mia. Ci facciamo tre scontri, speriamo di terminare la prima parte di questo video. Sì, perché voglio dividerlo in due parti, in pratica sto registrando un altro video niente a Dragon Ball, sempre di Dragon Ball Legends. Sarà una parte in cui probabilmente faremo un evento, non lo so ancora. Cioè le storie evento, devo vedere. Bene, procediamo con il secondo. Però aspetta, prima di procedere, volevo vedere un attimo una cosa. Charter. Io ho preso Cabbe. Change equip. Io Cabbe, dove sta? Sicuramente io ho comprato Cabbe. Ma di me si fa a mettere personaggio che non mi ricordo? Mi sa che si è bloccato. Soul Boost e Kit Charter List. Infatti avevo Cabbe io. Io ho comprato Cabbe. Però mo in pratica dovrei aggiungerlo da qualche parte, però è che non mi ricordo come si fa. Party formation.
Ah, bene, cabe. Sono due, sono tre. Ok, lo so. Procediamo. Yes, proviamo. Ottimo. Ok. Procediamo con la seconda parte. Allora, dobbiamo abbattere solamente Gohan, bambino. Dobbiamo fare uno contro uno, probabilmente. Sì. Che si fa? Solamente Gohan, in pratica. 3 contro 1, 132. Basta Charlotte. Che aggiunge solamente Gohan. La prima idea è che è più forte, allora insomma scontare uno contro uno. A me è 148, vedi pure. Vai, vai. Probabilmente sarò solamente Charlotte. Vai, carica. Ah, vuol dire così bassa, dai, che non è già poco. Vai, vai. Vai, vai. Grande. Rising KO. Fuori due. Lo facciamo l'ultimo scontro. E video si conclude. Ok. Ottimo. Bene, l'ho fatto da maestro a Gohan a quanto pare. Che per la venuta dei Saiyan ci stiamo preparando. To be continued. Andiamo avanti. Start. Vai, vai. Cioè, stava sendo più difficile. Ora mi conviene scegliere personaggi più forti. Va bene, dai. Bene. Affrontare lui, che okay, sono tre, ne ho messi uno, due, tre a secondo, vai. Non so, vi domandate perché c'è cosa mi stessi personaggi, ma è normale, sono più forti, nelle poi le battaglie naturalmente si fanno più difficili, tanto poi sono sempre quelli più forti, no? Ah, quindi ci procede la vita. Vai, vai, prima. Vai, vai. Non poco. Vai, vai, vai. Uno e due. Vabbè, no, lo voglio usare contro l'ultimo avversario. E togliamo ci fa veramente schifo, eh. E se Byman li sono saltati addosso e ci hanno ucciso. E poi hanno fatto bene, eh. Vai, vai. Grazie, bravo. Vai contro l'ultimo.
Ok, grande, Rising KO. Win. Grandi. Abbiamo vinto. Eh sì. First time clear the world. Ok. Bene, vabbè, dai, su, saltiamo, saltiamo. Limit break. Limit break. Ah, bene. Abbiamo sbloccato anche la potenza di shadow, a quanto pare. Limit break. Insomma, non so che cosa sia, però, ma dettagli. Ancora ci devo capire tanto di questo gioco. Buonasera, ragazzi.